Lo strip club! Oh, cavolo! Forza, entra! In confronto al resto della casa, lo strip club è molto elegante. Scherzo, è orrendo. Oh, mamma, ho scoreggiato! Scusami! Oh, mamma, un'altra! Sono nervosa! Dall'ultima volta che ci siamo visti, sono ancora single. Ma c'è di più, ho traslocato nella mia prima vera casa. Ciao! Ho appena finito di rinnovarla e ho deciso di invitare Nathan. Lui è il mio primissimo ospite. In realtà dovresti aspettare che io venga ad aprirti la porta. Cosa fai? Scusa, ma sto solo chiudendo la porta. Odio quando... La prossima volta vorrei rispondere io. Come e stai? Dire ciao. Sei in forma. Sei meravigliosa. Mamma. Sono strafelice di vedere Sophie e sono contento che abbia una sua casa. Però, se devo dirla tutta, sono un po' nervoso all'idea di come l'abbia decorata, perché, diciamocelo, lei è Sophie. Allora, iniziamo da questa stanza. Ma è assolutamente un po' troppo, forse. Allora, devi... Insomma, ascolta. Devi solo stare fermo un secondo e lasciarti conquistare. È che mi sento travolto, tesoro. Senti l'energia e le vibrazioni. Dove ti sembra di essere in quest'istante? In Persia. Davvero? Per via dell'oro. Non avrei detto Persia. Quelli non li sopporto perché non li capisco. Cosa c'entra il rosa? Si chiamano pampas. Sì, ma perché il rosa? Se non fosse per il rosa sarebbe bellissimo. È femminile e dà un tocco di colore. Vedi, Nathan, il camino non mi piace affatto. Stai scherzando? È fichissimo. Non esiste che Nathan entri in una casa e dica: oh mamma, la tua casa è stupenda, bellissima. Deve subito trovare dei difetti. Cos'è questo? Questo perché è lì? Cavolo, hai la polvere sul soffitto? Perché non l'hai pulito? Questo è finito. Non riesce ad entrare e dire semplicemente: ottimo lavoro. Questa è la camera da letto! Allora, questo è proprio il tuo stile. Oh, mamma! Tesoro, ascolta, non metterti a quattro zampe. Che morbido! Queste molle hanno bisogno di un po' di movimento. È un peccato che a causa della pandemia Sophie non le abbia ancora messe alla prova. Questa è la cabina armadio. E qui abbiamo la stanza del trucco. Questa è la camera degli ospiti. Non metterei mai la TV in questa stanza. Sophie, guarda, nemmeno io, perché si fermano più a lungo. Infatti, sono d'accordo. Alzarsi dal letto e andarsene. E di quello nell'angolo che ne pensi? Chi diavolo potrebbe avere una cabina abbronzante nella stanza degli ospiti? Sophie Saint-Tropez Casai, ecco chi. Lo strip club! Oh, cavolo! Forza, entra! In confronto al resto della casa, lo strip club è molto elegante. Scherzo, è orrendo. Ad un nuovo inizio in questa bellissima casa e alla mia nuova vita. Brindiamo. Alla salute. Cin cin. Cin cin. Dai, non è niente male. Me l'hanno dato in omaggio con la casa.